sono io Cornelius, Cornelius Pozzapente, ed è il maestro Paolo, io sono l'assistente. E quando lui mi chiama e non mi trova mai, mi piace che mi cerca, ma non combino guai. Cornelius, Cornelius, simpatico serpente, Cornelius, Cornelius, perfetto assistente. Mi piacciono i bambini, ma non a colazione. Io sono come loro, giocare è la mia passione. Ti aiuto con i compiti, gli aiuto un po' a studiare, ma quando sono stanchi una risata gli faccio fare. Cornelius, Cornelius, simpatico serpente, Cornelius, Cornelius, perfetto assistente. Sono io Cornelius, Cornelius assistente, ed il maestro Paolo mi piace veramente. Cantare puoi suonare, ballare e recitare, lui sì che mi ha insegnato la vita ad amare. Cornelius, Cornelius, simpatico serpente, Cornelius, Cornelius, perfetto assistente. Quando facciamo lezione tutto sembra perfetto, ed anche la confusione può far valere il suo effetto. Studiare con Cornelius è proprio molto bello, il tempo passa in fretta ma in fondo è sempre quello. Cornelius, Cornelius, simpatico serpente, Cornelius, Cornelius, perfetto assistente. Ciao ciao ganghini, io sono Cornelius, l'assistente musicale del maestro Paolo. Ciao ciao! Cornelius, Cornelius, simpatico serpente, Cornelius, Cornelius, perfetto assistente. Ciao a tutti bambini, io sono il maestro Paolo e questo al mio fianco è Cornelius, il mio nuovo assistente musicale. Cornelius, dove sei? Ma perché devi fare sempre così? Cornelius, dai, lo so che sei lì, vieni fuori. Aio. Oh, vedi che stai... Ma smetti, lasciami il dito, brutto cattivo, dammi un bacino. Oh, bravo, così va bene. Saluta i bambini, va? Dai, quelli lì. Ma cosa fai? Non sono lì i bambini. Casomai ti ho detto che i bambini stanno di là del vetro, no? Ma dove vai? Dove vai, maestro? Dove vai? Dai, su, saluta i bambini. Ciao ciao ganghini, io sono Cornelius, l'assistente musicale del maestro Paolo. E questo al mio fianco... è il maestro Paolo. Bravissimo. Sai che tanti bambini ci hanno scritto sulla pagina di Facebook, hanno visto il video e io li vorrei ringraziare. Li ringrazi tu? Sì, maestro. Dai, ringrazi i bambini. Ciao a Benito, Gargara, Ludovica, Natia, Caterina, Dile, Luciana, Nonia, Tiziana, Gabriella, Ottavio, Lavinia, Davide, Rachele, Susanna, Edoardo e Gianchiero. Mamma mia, oh, ma sei bravissimo, hai imparato tutto a memoria. Sì, maestro, io c'ho, sono bravo. Bravo, bravo, bravo. Ascolta, qualche bambino mi ha chiesto come fai a parlare, come fai tu a parlare che sei un pupazzo. Maestro, io non lo so, che ne so io? Allora te lo dico io. Tu parli con la tecnica del ventriloquo. La tecnica del ventriloquo. Ventricolo? No, la tecnica del ventriloquo. Ventricolo. La tecnica del ventriloquo. Ventricolo. No, 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 non ci siamo. Vabbè, dai, facciamo così. Salutiamo i bambini e ce ne andiamo, ok? No, maestro, lo sai che Luca è caduto a terra? Davvero? E cosa ha detto? Tralascio gli insulti? Certo, mi sembra ovvio. Non ha detto niente. Dai, dai, non dire così, ciao. Saluta, saluta. Ciao, ganghini, ciao, ciao.